Ministro, Vittorio Colao presente a questa maratona delle Dolomiti, per lei non è la prima, dopo l'ennesima esperienza, che cosa si aspetta da questa edizione? Mi aspetto una giornata come sempre, bella, in allegria, in sicurezza, dove ognuno può andare alla sua velocità, godendo di questo posto meraviglioso e arrivando felici alla fine. La maratona è dedicata alla flora, alla sostenibilità quest'anno. Che cosa ne dice della bicicletta come modo per fare sport e come mezzo di espressione della sostenibilità? Beh, la bicicletta è molto di più che solo fare sport. La bicicletta sta diventando, soprattutto adesso con l'elettrificazione, un mezzo generale, un mezzo che dovremo utilizzare di più nelle città, in congiunzione con i treni, in maniera integrata nella nostra vita. Quindi è sana, è ecologica, ci aiuta a salvare il pianeta, dobbiamo diffonderla il più possibile. Quali sono le emozioni che prova il ministro Colao ad andare in bici e soprattutto ad andare in bici in questo straordinario contesto? All'inizio un po' di pauretta, poi questo scenario pazzesco di montagne immense, ti rendi conto di quanto sono belle e di quanto siamo fortunati ad avere una natura così magnifica da preservare attorno a noi.